Questo programma è offerto da Benvenuti a questa nuova puntata di Extra Time. Vediamo lettura dei risultati della terza giornata del campionato di Serie D. Agropoli Torre Cuso 0-0, Battipagliese Montalto 2-2, Cavese Pomigliano 2-1, Interreggio Rende 3-2, Notoli Capua 1-0, Orlandina Due Torri 2-1, Ragusa Nuova Gioiese 0-1, Savoia Acragas 3-0, Vibonese Città di Messina 1-2. Questa è la classifica maturata dopo le prime tre giornate: Savoia, Cavese e Interreggio in testa a punteggio pieno con 9 punti, 7 punti per Nuova Gioiese, Noto e Orlandina, 6 per l'Acragas, 5 per Agropoli e Montalto, 4 per Città di Messina e Torre Cuso, 2 per la Battipagliese, 1 per il Ragusa, chiudono la classifica ancora a 0 punti, Due Torri, Licata, Pomigliano, Vibonese e Rende. Adesso vi proponiamo le immagini della partita Licata-Noto e quelle dagli altri campi. Terza sconfitta per 1-0 in altrettante gare per il Licata di Pietro Ruisi, che al Palatucci di Noto era chiamato al riscatto e soprattutto a muovere finalmente quella classifica che vede i gialloblu ancora a quota 0. Ruisi per l'occasione tra i pali sostituisce Zappulla con Taranto, mette in difesa Cassaro, Di Giovanni, Perricone e Procida, a centrocampo schiera Viscido, Marino, Trofo, Montefusco, mentre in attacco si affida al neoarrivato Nassi e al giovanissimo classe 1996 Francesco Lauria. E dire che la gara era iniziata con i licatesi vicini al gol con la new entry Nassi, che in aria si destreggia bene, calcia in porta ma trova il palo interno e Scordino a negargli l'urlo del gol. Poco dopo il giovanissimo Lauria a rendersi pericoloso, ma la sua conclusione venne neutralizzata da Scordino. La risposta del Noto sta tutta nelle iniziative di Lasceb, l'unico veramente pericoloso dei Granata. Il primo tempo si chiude sullo 0-0. Nella ripresa gialloblu ancora avanti, di nuovo con Lauria e il centrale di difesa Perricone vicino alla marcatura, ma ancora una volta Scordino si dimostra all'altezza della situazione, bloccando le iniziative degli avversari, mentre sul colpo di testa di Nassi è la traversa a dire no per il secondo legno della gara per l'attaccante originario di Taormina. Nel finale è il solito Lasceb che sfiora il montante con una punizione che si infrange sul palo a Taranto battuto, mentre al minuto 93 in piena zona Cesarini arriva il gol vittoria per i netini. L'ex di turno Sani sforna un pregevole assist di testa al solito Lasceb che da pochi passi batte a rete regalando ai suoi un successo insperato, gettando nello sconforto l'entourage ligatese. Domenica alle 8 arriva la Vibonese, anch'essa ancora a quota 0 punti in classifica, una sfida che sa già di spareggio e retrocessione e che gli uomini di Ruisi non possono e non devono sbagliare. Nel big match della terza giornata un Savoia inarrestabile cala il Trissi contro l'Acragas di Pino Rigoli. È Meloni, il primo dei biancoscudati, ad andare in rete al minuto 18. Il raddoppio degli oplontini porta la firma di Capitan Scarpa, che al 26esimo con un gran destro all'incrocio trafigge un incolpevole Valenti. Nella ripresa arriva il terzo gol con Meloni, che davanti alle telecamere di Rai Sport sigla la personale doppietta.
Terza sconfitta consecutiva per la Vibonese, che in casa cede il passo al Città di Messina dello squalificato tecnico Di Maria. A razza di Vibo Valentia è l'ex Licata Manfrè a portare in vantaggio i suoi alla mezz'ora. Lo stesso Manfrè raddoppia con una gran bella conclusione dal limite dell'area all'ottantesimo minuto. A nulla serve il gol di Marasco, che al 93esimo accorcia le distanze per i calabresi ultimi in classifica. Valle Orlandina e il derby messinese. Al Ciccino Micale di Capodorlando ci pensa Frisenda ad aprire le danze per i paladini. Il raddoppio dei padroni di casa arriva in apertura della seconda frazione di gioco grazie a Martuscello. Alizia accorcia le distanze per il Due Torri, ma il risultato non cambia fino al triplice fischio finale. Al Pastena, gol e spettacolo tra Montalto e Battipagliese. A passare in vantaggio per primi sono gli ospiti, con Piemontese che realizza un rigore al 22esimo del primo tempo, pari delle zebrette con Manzo, che al 58esimo rimette la gara in parità. Due minuti dopo arriva il sorpasso delle zebrette con D'Avanzo, ma i calabresi non ci stanno ed acciuffano il pareggio sul finire di gara con un gol ancora di Piemontese. Questo è il cartello del prossimo turno: Acracas Battipagliese, Città di Messina Orlandina, Due Torri Interreggio, Licata Vibonese, Montalto Ragusa, Nuova Gioiese Noto, Pomigliano Savoia, Rende Agropoli, Torrecuso Cavese. Questo programma è offerto da